Uè ragazzi e bentornati! Oggi un altro video sulla fase difensiva. Andremo a utilizzare il solito Knox base avanzata che incrementa la velocità di riparazione di tutti gli edifici, ma attenzione, non è quello che dovremo premere noi il tasto per riparare gli edifici, è una build differente. Questa volta andremo a combinare gli sbalzatori da muro agli sbalzatori da terra in recupero dati e provare a farla totalmente AFK. Attenzione che però vanno prese delle precauzioni sia per il tipo di missione sia per comunque i modificatori e per tante altre ragioni. In questo video cercherò di essere il quanto più chiaro possibile. Allora, noi dovremo semplicemente costruire la nostra struttura. Vi ricordo sempre di fare attenzione ai modificatori. Ho fatto tanti video riguardanti i modificatori. Mi raccomando, ovviamente se la tempesta è d'acqua costruite col metallo, se la tempesta è di natura costruite col mattone. Poi durante questo video vedremo delle eccezioni, ma per il momento concentriamoci sulle cose basilari. Allora, andremo a piazzare 4 pugni sui 4 differenti muri e 4 sbalzatori da terra su questi appunto 4 pavimenti. Sopra ci mettiamo le scale per far funzionare gli sbalzatori in modo che funzionino un po' come i pugni, ci buttano gli zombie indietro e non fanno prendere un ipotetico danno da caduta. Prestate bene attenzione anche a questo, raga, se in un certo punto della mappa potete già buttarli giù con un semplice pugno come qua, potete optare benissimo per non mettere anche lo sbalzatore da terra, in quanto potrebbe anche fargli prendere il danno da caduta se è troppo alto. In questo caso qui non prenderanno il danno da caduta, perché comunque è solamente uno spazio sotto. Quindi cosa farò? Adesso distruggerò il pallone del recupero dei dati e internamente ci andrò a mettere degli aculei a muro di legno che mi incrementano anche loro la velocità di riparazione degli edifici a cui sono appoggiati e quindi sul muro appunto dove andranno a colpire tutti gli zombie. Ecco, adesso io cercherò di costruirmi un mini fortino un attimo per cercare di mostrarvi la missione. Generalmente io mi chiuderei dentro il pallone, raga, in questo caso, però ovviamente per girare il video devo star fuori, farvi vedere comunque un attimo come funziona eccetera eccetera. Cerco un buon punto magari da dove osservare. Allora, ecco qua, come funziona, raga? Innanzitutto le perk del mio sbalzatore a terra, regia, e anche quelle del pugno muro, grazie. Come potete vedere, cosa fanno queste due trappole combinate? Il pugno muro si ricarica ad una velocità di 5,6 secondi, ciò vuol dire che si attiva una volta ogni 5,6 secondi, mentre lo sbalzatore da terra, con due perk di ricarica, si attiverà una volta ogni 4,3 secondi. Ciò vuol dire che una volta che si attiveranno entrambi la prima volta, funzioneranno ad alternanza. Una volta si attiva lo sbalzatore, una volta si attiva il pugno, una volta lo sbalzatore, una volta il pugno. Quindi abbiamo una maggiore difesa, sicuramente. In questo modo gli zombie non fanno in tempo a colpire troppo la struttura, in questo modo appunto non faranno in tempo ad entrare nella nostra difesa e noi possiamo star fermi senza danneggiarli, mi raccomando. La particolarità di questa build è la solita che avevamo visto con la riparazione degli edifici. In questo caso andiamo a sprecare le trappole per far sì che la missione scorra da sé, raga. Avete capito il senso? Cioè, i zombie perdono il tempo, continuano a essere rimbalzati indietro, avanti indietro. Ovviamente è meglio utilizzare una squadra di superstiti con tanta durevolezza trappole, se ovviamente dovete farla in solo. Se invece siete in due persone ad affrontare questa cosa, uno semplicemente con la build di Knox base avanzata e uno con Harper macchinista che incrementerà la durevolezza, e state proprio tranquilli. Siete da soli e non avete amici con cui affrontare questa missione? Potete semplicemente entrare nel mio server Discord e trovare qualcuno che o vi aiuti o semplicemente giochi con voi. Questa particolare build comunque con Knox base avanzata, ricordatevi di farla senza danni da base. Perché se andate a mettere Tora, Penny, se andate a mettere qualsiasi altra persona che incrementi qualcosa di danni, se inizia a morire qualche zombie iniziano a respawnare, potrebbero respawnarci streghe e smasher addirittura, e con le recenti patch hanno fatto sì che il mini boss spawnasse comunque, quindi non possiamo proprio evitarlo. Questa comunque era una missione relativamente bassa, Montespago zona bassa, adesso vi faccio vedere anche a Montespago in endgame, con qualche modificatore particolare anche. La missione comunque è quasi finita, manca mezzo file, come vedete. Ancora gli sbalzatori stanno funzionando, perfetto. Giusto in tempo, raga, perché le trappole erano quasi tutte finite, eh sì. A
Attenzione ora, per 4 pura goccia, tempesta di ghiaccio, morte frenetica, vabbè fa niente, corrosione del metallo però. Quindi tempesta di ghiaccio e corrosione del metallo, raga, sono due modificatori molto particolari, ci sono delle regole ben precise. Attenzione che ora vi spiegherò nel dettaglio anche tutto ciò. Allora, abbiamo una tempesta di tipo acqua, quindi sarebbe consigliato ovviamente non costruire col mattone. Però allo stesso tempo c'è corrosione del metallo. Vi ricordo che in missione normale la corrosione del metallo combinata alla tempesta di tipo d'acqua è sempre consigliato utilizzare il metallo, lo stesso, in quanto la corrosione del metallo è applicata solo dagli abietti di base. Chi sono gli abietti di base? Sono lo sciame di abietti, sono i piccoletti, le api, gli ask normali, tutti quelli che facevano parte della categoria sciame di abietti. Soltanto quelli applicano appunto la corrosione del metallo. Ciò vuol dire che cicciotti, smasher eccetera eccetera non hanno questa funzionalità. Allo stesso tempo però loro, gli smasher, possono nascere d'acqua, i cicciotti possono nascere d'acqua, ed è per questo che è consigliato utilizzare il metallo, perché in quanto se c'è una gas per passaggio i piccoletti, lo sciame di abietti muore. E chi ci attaccherà? I nostri muri saranno solamente cicciotti, medio grossi, smasher, comunque naturali. Ed è per quello che è sconsigliato utilizzare la pietra con quelli d'acqua, raga, tenetelo bene a mente. Noi in questo caso utilizziamo la pietra perché appunto lo sciame di abietti ci verrà a colpire, e colpendoci lo sciame di abietti e applicando quindi il tormento da parte della corrosione del metallo, ritengo più opportuno costruire col mattone. Potremmo farlo anche con la legna, raga, però ho già verificato e sinceramente col mattone è andato tutto bene, quindi perché non mostrarlo? Allora partiamo, e come al solito aculea muro intorno. Ok, fammi saltare qua sopra. E poi io ve lo ripeto, metterei la base un pochino più spostata e qua mi chiuderei dentro totalmente per non rischiare, ecco. In alternativa potete farvi un mini fortino. Vediamo un attimo la direzione degli zombie. Ok, arrivano da qui. Ottimo, perché i mostri della nebbia, dicevo, vi mirano. Quindi fate un mini fortino così, e se vi nascondete dietro potete stare pure sopra. Cioè non vi vedono, a parte qualche raro caso. Comunque utilizzerò questo metodo per farvi vedere, però non è quello che utilizzo personalmente, raga. State sempre attenti che non prendano il danno da caduta, perché una volta, due volte, tre volte, quattro volte poi muoiono, e può essere che quello morto ci respawna smasher, ci respawna addirittura strega, che è ancora peggio. Comunque ora farò un bel taglio, andiamo direttamente alla fine della missione. Ecco raga, lo sbalzatore da terra ha finito gli utilizzi, manca l'ultimo file e ho due utilizzi rimanenti sul pugno. Un utilizzo che comunque penso possa bastare fino alla fine. Zero utilizzi, e se non sbaglio vuol dire che c'è l'ultimo utilizzo ancora. Ok, ora non rimetterò la trappola, vediamo quanto regge. Senza dover overbuildare un semplice muretto davanti sarebbe bastato a rallentarli tutti quello che bastava appunto per mantenere la durevolezza. Però dai, è andata bene anche così. Ora la 140, 4 giocatori raga. Sì, la ricompensa non mi interessa proprio minimamente, ho 50.000 rivantaggi. Però abbiamo le mura fragili, attenzione a questo modificatore. Vi dico già che se combiniamo corrosione del metallo, tempesta di tipo acqua e... mura fragili, raga, non lo potete fare. Se trovate questi tre modificatori insieme è l'inferno, ok? Quindi mura fragili in sé da solo va bene, ma se combinata agli altri due è un inferno. Comunque partiamo, e questa clip penso di velocizzarla, raga. So che vi ho fatto vedere tre missioni, non vorrei far durare il video tantissimo, anche perché comunque non è un video che tengo a far durare tanto, quanto più a farvi capire il concetto di quello che voglio dirvi, ok? Io so che magari potrà durare più del solito, raga, però lo sto facendo vedere a tutte le zone di potenza. Questa è una zona 174, e oltre tutte le zone di potenza superiori abbiamo anche tanti modificatori da tener conto. Allora, manca l'ultimo file, e come vedete anche qui è andato tutto bene. Qualche pavimento ogni tanto lo rompono perché non mirano tutti i muri, non si sa perché. Anche la 144 giocatori è andata bene. Beh, il modificatore era solo mura fragili, per fortuna erano di fuoco. In un altro episodio voglio mostrarvi il triplo modificatore, raga. Per farlo però mi serve appunto aspettare che esca la missione. E vediamo gli utilizzi. Ok, sì, in caso ci lanciavo un'esca. Tutto per il meglio, raga, direi. Guarda, hanno finito tutti ora. Precisamente con la missione. Vediamo quanto ho fatto di combattimento. Ecco, zero di combattimento in una missione 144 giocatori. Posso ritenermi soddisfatto. Con questo risultato, raga, io vi saluto. Noi ci vediamo domani. Bella bella!